Le bandiere in piazza del plebiscito, lo sventolio dei bambini, l'inno applaudito dalle persone assiepate. È il 2 giugno, festa della Repubblica, e Napoli la celebra con una risorgente speranza. Un 2 giugno di rinascita. Speriamo. Una festa di augurio per un futuro migliore. Speriamo in una felice ripresa. Davanti al Palazzo Reale i corpi militari in parata, le autorità locali e nazionali a salutare i gonfaloni. Napoli festeggia il compleanno della Repubblica Italiana cercando un agognato ritorno alla vita e ritrovando dentro di sé un'unità messa a dura prova dalla pandemia. La città deve essere unita, coesa, capace di ridurre le disuguaglianze, non lasciare nessuno indietro e ripartire dalla sua forza. Il tricolore alto nel cielo di Napoli diventa quindi il simbolo di una rinascita, allo stesso modo di quel 2 giugno di 75 anni fa. Un fil rouge che lega un passato da cui attingere a un futuro da preservare. Dobbiamo rendere onore a quelle che erano le difficoltà che vivevano dal 46 in poi, che dovevano costruire un mondo che non sapevano come ricostruire. Noi siamo nella stessa situazione, abbiamo delle prospettive, dobbiamo rimboccarci le maniche. Sono stato molto contento di vedere molti bambini delle scuole partecipare a questa manifestazione, segno del passaggio di testimone tra le generazioni.